pomeriggio a tutti, bentornati in questa nuova puntata di Vie Naturali. Come sentite, la mia voce torna ad essere roca perché io ogni volta che mi sposto sarà il cambio di clima, non lo so, ma io torno a casa con la bronchite e il mal di gola. Però oggi c'è qui Maria Rita con me, che intanto saluta. Ciao Maria Rita, bentornata. Ciao Silvia, salve a tutti. Lei fortunatamente ha tanto da raccontare, quindi io sto qui tranquilla, faccio un po' da ascoltatore anche oggi, così almeno ho qui la mia tisana come i vecchi, no? Cioè, la tisana, la copertina, pensatemi così in sala regia, e poi Maria Rita invece è tutta bella pimpante perché lei è sempre sorridente ed energica, cosa che vorrei essere io oggi, ma non lo sono. Allora, Maria Rita, dove ci porti di bello oggi? Vi porto in Sicilia, per la precisione a Palermo, quindi mentre tu stai lì bella con la tua tisana, io vi racconto un po' di notizie sulla città di Palermo. Che farà anche più caldo, tra l'altro. Sì, sicuramente, quindi sarebbe anche una buona meta per te. Allora, Palermo è una città veramente bellissima, ci sono stata due volte, ma vorrei tornarci di nuovo. Tra l'altro anche poco tempo fa sono stata l'ultima volta, e in entrambe le occasioni devo dire che sono proprio andata via a malincuore, perché proprio con il desiderio di conoscerla meglio, perché è una città unica, proprio orientale e occidentale, a tratti arabi, normanni, ma anche bizantina e barocca, e forse non tutti sanno che la città nel corso della sua lunghissima storia ha cambiato tantissime volte nome, perché è stata Ziz, credo si dica così, cioè fiore per i fenici, Pas Ormus, cioè ampio porto per i greci, Panormus per i romani, Balahar per gli arabi e Balermus per i normanni. Quindi tanti nomi che corrispondono effettivamente alle tante anime di questa bellissima città, che inoltre vanta uno dei centri storici più grandi proprio per estensione d'Europa. In effetti su questo punto c'è un po' una disputa, perché si trovano fonti contrastanti, perché secondo alcune fonti appunto il centro storico più esteso d'Europa sarebbe quello di Lisbona, mentre secondo altre fonti sarebbe proprio quello di Palermo. In ogni caso il centro storico di Palermo, anche se non fosse effettivamente il più grande d'Europa, resta comunque bellissimo, magnifico. Quindi partiamo al nostro tour della città, lo iniziamo proprio dal centro storico e da uno degli edifici simbolo della città, che è il Duomo. La cattedrale di Palermo, appunto nota anche come Duomo, è dedicata alla Santa Vergine Maria Assunta in Cielo, mentre a Santa Rosalia, che è la patrona della città, molto venerata, è dedicata la Cappella Reale Senatoriale, che si trova sul lato meridionale dell'edificio. In cui si trova anche, tra l'altro, la preziosissima urna argentea che custodisce il Sacro Corpo della Santa. Quest'arca reliquiaria risale alla prima metà del XVII secolo ed è un bellissimo, proprio straordinario capolavoro di arti decorative, massima espressione del barocco siciliano. Per quanto riguarda, diciamo, l'aspetto delle visite turistiche, all'interno della cattedrale ci sono due aree. La prima è a ingresso libero, e quindi consente proprio di visitare la cattedrale in sé e anche questa cappella di cui vi parlavo, in cui c'è l'urna di Santa Rosalia. Poi invece c'è una seconda area, detta monumentale, che invece per poter essere visitata presuppone il pagamento di un biglietto. L'ingresso all'area monumentale comprende i tetti, le tombe reali, la cripta, le absidi, il tesoro e i sotterranei. Nelle cappelle dedicate alle tombe reali si trovano i sarcofagi di Federico II, dei suoi genitori Enrico VI e Costanza d'Altavilla, della moglie Costanza d'Aragona e del nonno Ruggero II. Invece dal tetto della cattedrale si gode di una splendida vista su tutta quanta la città, mentre nelle stanze dedicate
al tesoro, cosiddetto tesoro, si può ammirare una collezione di oggetti reali, ma anche religiosi, come ornamenti sacri, calici, paramenti, soprattutto la famosissima corona di Costanza d'Altavilla, che penso forse chiunque abbia visto almeno una volta su qualche libro di storia. Quindi la cattedrale è proprio una tappa imperdibile per tutti gli appassionati sia di arte ma anche appunto di storia. Poi dalla cattedrale ci spostiamo verso il Palazzo dei Normanni e la Cappella Palatina. Diciamo che partendo dal Duomo per arrivare al Palazzo dei Normanni è una passeggiata di 5-10 minuti al massimo, quindi sono molto vicine. In realtà molti dei luoghi di cui poi vi parlerò sono abbastanza vicini gli uni agli altri, quindi anche comodi da visitare qualora voi aveste poco tempo a disposizione. Comunque, la Cappella Palatina è un luogo bellissimo, uno dei più suggestivi da visitare a Palermo. Pensate che Guy de Maupassant la visitò durante il suo Grand Tour e la definì la più bella chiesa del mondo, il più sorprendente gioiello religioso sognato dal pensiero umano. È veramente un luogo unico. La cappella fa parte del complesso architettonico di Palazzo dei Normanni, che viene anche comunemente chiamato Palazzo Reale, ed è attualmente sede dell'Assemblea regionale siciliana. La cappella fu costruita a partire dal 1129 per volontà di re Ruggero II di Sicilia, e a renderla unica è proprio la perfetta fusione di elementi decorativi bizantini, ma anche islamici e latini. La cupola, il transetto, le absidi sono interamente decorate da mosaici bizantini, tra i più importanti dell'intera Sicilia, e raffigurano varie scene bibliche, gli evangelisti e il Cristo pantocratore benedicente, che è sicuramente l'immagine di maggiore impatto dell'intera cappella e tra l'altro, come vedremo poi anche negli altri luoghi di cui vi parlerò, è anche un'immagine molto ricorrente, quindi questo tipo di rappresentazione del Cristo ritornerà poi anche in molte altre chiese, luoghi, insomma, di cui vi parlerò in seguito. Oltre alla Cappella Palatina, il percorso turistico di Palazzo dei Normanni include anche le sale degli appartamenti reali e i giardini. Il complesso monumentale di Palazzo Reale è il risultato di una serie di costruzioni, ma anche demolizioni e sovrapposizioni che si sono succedute nel corso di circa 2500 anni. Quindi, in questo lunghissimo arco di tempo, si è formato il, diciamo, Palazzo Reale così come lo vediamo oggi. Infatti, il Palazzo dei Normanni sorge su un sito che nel VI secolo a.C. i cartaginesi scelsero come un'importante base commerciale per controllare i loro traffici marittimi, cosa che peraltro determinò la nascita del primo nucleo della città di Palermo, come mostrano tra l'altro degli ampi tratti di mura messi in luce da scavi archeologici recenti, che hanno appunto portato alla luce delle strutture rinforzate che poi vennero diciamo, ampliate nel periodo delle guerre puniche. Successivamente ci fu l'avvicendarsi delle dominazioni dei Romani, ma anche dei Bizantini e poi degli Arabi, e l'originaria struttura difensiva è stata oggetto di ulteriori interventi, come testimonia la stratificazione delle mura che è stata recentemente individuata e che ha uno spessore di ben 8 metri. Quindi questi 8 metri di mura si sono formati nel corso del tempo a seguito dei vari interventi strutturali che diciamo, l'edificio ha avuto. Nel 1072 Roberto il Guiscardo e Ruggero d'Altavilla, questi famosi condottieri normanni, conquistarono Palermo e potenziarono ulteriormente le fortificazioni del Palazzo Reale. È proprio in questo periodo che si decise di costruire all'interno di quella che all'epoca era essenzialmente soltanto una fortezza nata per scopi difensivi, un vero e proprio palazzo, che nel 1130 venne trasformato
effettivamente in una reggia da Ruggero II, il primo dei re normanni di Sicilia, e nel 1132 Ruggero II realizza all'interno della reggia, immediatamente al di sopra di una chiesa già esistente, la cappella di San Pietro, detta appunto Palatina, cioè letteralmente cappella del palazzo, quindi la cappella palatina di cui vi parlavo poco fa. Passano alcuni secoli e a seguito di lunghissime e molto complesse vicende dinastiche, la Sicilia si trova a far parte dei possedimenti appartenenti ai sovrani spagnoli. Siamo arrivati all'inizio del XVI secolo e il governo dell'isola viene affidato ad un viceré, che è una sorta di governatore, scelto fra personalità di rilievo della nobiltà più fedeli, più vicini alla corona, che esercitava poteri amplissimi in nome e per conto del sovrano, appunto. Quindi, proprio in questo periodo, il palazzo diventa sede del viceré e di tutta quanta la sua corte, subendo ancora una volta dei profondi interventi di ristrutturazione sia delle parti interne che di quelle esterne. Poi con il Borbone il palazzo si trasforma di nuovo. Siamo nel 1798 e la corte borbonica si trasferisce nel Palazzo Reale di Palermo poiché Napoli è sotto l'occupazione francese e quindi i Borboni sono stati costretti, diciamo, all'epoca a trasferirsi a Palermo e il palazzo subisce nuovamente delle modifiche, quindi vengono cambiati molti ambienti per adattarli alle nuove esigenze della corte borbonica. Poi, con l'unità d'Italia, il palazzo mantiene la sua qualifica di palazzo reale, in quanto comunque ospiterà durante varie occasioni ufficiali, visite, eccetera, i Savoia. Tuttavia, il palazzo iniziò anche ad ospitare in alcune parti, in alcune stanze, degli uffici ministeriali. E questa sua, diciamo, vocazione appunto ufficio pubblico resterà poi anche nel secondo dopoguerra, perché dal 1947 appunto è sede dell'Assemblea regionale siciliana, per cui anche volendo, diciamo, andare a visitare il Palazzo Reale bisogna tener conto che alcune parti non sono visitabili poiché appunto sono gli uffici della regione siciliana, oppure delle parti del palazzo potrebbero essere temporaneamente chiuse in virtù di eventi legati appunto a, diciamo, eventi ufficiali legati all'attività della regione Sicilia. Quindi, casomai, prima di visitarlo è sempre bene informarsi. Prendere due informazioni non guasta mai. Bene, allora noi facciamo invece la nostra pausa musicale, poi torniamo qua in compagnia di Maria Rita e di Palermo. Eccoci qua, bentornati dopo la nostra pausetta musicale, che un po' di musica per il pomeriggio non guasta mai. Oggi in compagnia di Maria Rita, che ci sta facendo scoprire tanto delle cose che non sapevo di Palermo. A me le città un po' del sud hanno sempre affascinato, perché al di là della bellezza che hanno, ma perché sono ricche di storia, già solo il fatto che ha 800.000 nomi diversi ci hai detto all'inizio del blocco mi ha colpito, ho detto però vedi, è curioso scoprire queste cose dell'Italia, perché magari io per esempio non le sapevo, quindi faccio, insomma, con piacere le scopro. Bene, okay. Quindi adesso di che cosa ci parli invece? Sì, adesso riprendiamo un po' il tour della città e ripartiamo dalla chiesa di San Giovanni degli Eremiti, che in realtà si trova proprio nei pressi del Palazzo dei Normanni di cui vi parlavo poco fa. Ed è famosa questa chiesa per le sue cinque cupole, tutte rosse, che risaltano sulla facciata, che in realtà invece è molto semplice, caratterizzata da linee squadrate. Si tratta di una chiesa romanica costruita secondo i canoni dell'architettura siculo-normanna, ma che esternamente ricorda tantissimo degli edifici orientali. Tanto che Francis Eliot, nel suo Diario di una donna oziosa in Sicilia,
parlando di questa chiesa, la descrive così: con le sue 5 cupole starebbe benissimo a Baghdad o a Damasco. Accanto il campanile gotico, a 4 ordini di logge, è sormontato da un'altra cupola, singolare adattamento di una costruzione araba ad un costume cristiano. Una delle cose che da sempre ha affascinato i viaggiatori che hanno visitato la Sicilia, infatti, è proprio questa mescolanza armoniosa di culture e di stili diversi. Nei secoli del Grand Tour, tra l'altro, la Sicilia era una delle mete più gettonate proprio per questo motivo. A partire dal XVII secolo, più o meno, infatti divenne una consuetudine che i rampolli delle più importanti famiglie aristocratiche completassero la propria istruzione con un viaggio attraverso l'Europa, che era appunto noto come Grand Tour, e lo scopo era quello di far allargare i loro orizzonti, di trasformarli, diciamo, in uomini di mondo. E i giovani che intraprendevano il tour erano principalmente inglesi, ma c'erano anche molti francesi, tedeschi, russi, scandinavi, diciamo, in generale. Il viaggio aveva una durata molto variabile, che poteva andare da alcuni mesi addirittura a degli anni, perché molto dipendeva soprattutto, diciamo, dalle finanze dei genitori. L'Italia era una tappa imprescindibile del tour, e in modo particolare proprio la Sicilia e Palermo, non solo per le sue bellezze paesaggistiche, storiche, ma anche perché, tra l'altro, consentiva di conoscere bene la civiltà greca, basti pensare alla Valle dei Templi di Agrigento, senza dover andare fino in Grecia, che all'epoca era sotto il dominio turco e non era un luogo, diciamo, particolarmente sicuro. Questo è anche il motivo per cui ci sono tantissime diciamo, citazioni o ricordi diciamo, di viaggio di moltissime persone, soprattutto in modo particolare inglesi, che parlano della Sicilia, proprio perché appunto era una tappa fondamentale del Grand Tour. Comunque, altra tappa interessante da fare a Palermo è la chiesa del Santissimo Salvatore, che si trova lungo il Cassaro, cioè Corso Vittorio Emanuele. L'edificio venne realizzato per volere di Roberto il Guiscardo nel 1072 come luogo di culto annesso al monastero delle scuole basiliane di rito greco. Secondo le cronache dell'epoca, la regina Costanza d'Altavilla, prima, diciamo, che la ragion di Stato la costringesse a compiere altre scelte, visse all'interno del convento, dove fu prima educanda, poi monaca professa e infine addirittura badessa. Successivamente Costanza, per motivi, diciamo, politici, dinastici, dovette lasciare i voti e convolare a nozze per unire le casate regnanti degli Altavilla e degli Honesthaufen, diventando moglie di Enrico VI di Svevia e madre del futuro imperatore Federico II. Nel 1528 l'antico edificio normanno della chiesa del Santissimo Salvatore venne totalmente riedificato ed ingrandito, trasformandosi in una chiesa a tre navate con tre cappelle per lato, e sul finire del 1700 venne costruita la cupola che, grazie alla sua, diciamo, posizione privilegiata proprio nel cuore del centro storico, offre la possibilità di avere una vista bellissima sulla città. Tra l'altro, io sono proprio un'appassionata di viste panoramiche, adoro guardare le città dall'alto, e un posto per godersi Palermo da una diversa prospettiva è anche la cupola di San Giuseppe dei Teatini. È una chiesa a croce latina, ha una cupola con la cosiddetta lanterna e delle cappelle nelle navate laterali. Sulla cornice della navata centrale poggia la volta tutta a botte, ornata di grandi stucchi dorati realizzati da Paolo Corso su disegni di Giacomo Amato ed affreschi del messinese Filippo Tancredi. È veramente molto bella, insomma, vi consiglio di visitarla. Questi affreschi rappresentano l'apoteosi di San Gaetano d'Atiene dell'ordine teatino e un ciclo di episodi della vita del santo a cui appunto la chiesa è dedicata, e risalgono al 1693. Dalla cupola, come vi dicevo, si gode di una vista veramente magnifica, sia proprio sull'intera città di Palermo, ma soprattutto sulla sottostante piazza Pretoria. Nella cripta invece di questa chiesa c'è una falda acquifera che, secondo la tradizione, vanterebbe delle proprietà miracolose. Oggi quest'acqua è stata incanalata in una sorta di fontanella che è accessibile percorrendo la navata di destra.
è vicinissima alla chiesa di San Giuseppe dei Teatini, come vi dicevo, proprio a pochi passi dall'imbocco di Via Macheda si trova Piazza Pretoria e la sua fontana monumentale. La fontana Pretoria fu realizzata, diciamo, ha una storia un po' particolare, perché fu realizzata nel 1554 da Francesco Camilliani per decorare il giardino di un palazzo fiorentino di proprietà del fratello della Granduchessa Eleonora di Toledo. Poi questo elemento decorativo non fu più necessario all'interno di questo palazzo, per cui si decise di vendere la fontana, che nel 1581 venne acquistata dal Senato palermitano e trasferita appunto dove si trova oggi, cioè in Piazza Pretoria a Palermo. La fontana di per sé è bellissima, Giorgio Vasari la definì una fontana stupenda che non ha eguali a Firenze, perché appunto all'epoca si trovava a Firenze, o forse addirittura in Italia. Nonostante però la sua innegabile bellezza, la fontana è nota come Fontana della Vergogna, e per molto tempo si è pensato che questo appellativo, diciamo poco lusinghiero, fosse riferito al fatto che la fontana fosse decorata con sculture di uomini e donne nudi. In realtà però i palermitani dell'epoca non erano molto pudichi e non si erano scandalizzati più di tanto per la presenza di questi nudi, quindi l'appellativo Fontana della Vergogna era invece legato all'enorme somma di denaro che il senato palermitano aveva pagato per acquistarla, quindi era più che altro una questione proprio legata a questa somma veramente esorbitante. Se poi invece amate, allontanandoci un po' dalle bellezze del barocco di Palermo, se amate le atmosfere un po' dark, potete visitare le catacombe dei Cappuccini. Diciamo che visitare le catacombe è una delle cose un po' più particolari, anche un po' più lugubri, che si possono fare a Palermo. Le catacombe si trovano sotto il convento dei Cappuccini, nel quartiere Cuba, annesso alla chiesa di Santa Maria della Pace. Sia la chiesa che il convento risalgono al XVI secolo, e benché siano stati edificati, si risalgono al XVI secolo, ma in realtà hanno un'origine molto più antica, perché sono stati edificati su strutture preesistenti. Le famose catacombe dei Cappuccini sono in stile gotico e ospitano circa 8.000 corpi, disposti in base all'età, al sesso e alla professione. Alcuni sono proprio letteralmente appesi alle pareti dei corridoi dei sotterranei, mentre altri riposano dentro oppure al di sopra di una sorta di scrigni, come se fossero dei sarcofagi. Nella cappella di Santa Rosalia, all'interno delle catacombe, si trova la cosiddetta Bella Addormentata di Palermo. Si tratta della piccola Rosalia Lombardo, una bambina di 2 anni, morta nel 1920, il cui corpo si è conservato incredibilmente bene, tanto da sembrare appunto soltanto addormentata. Tra l'altro, la piccola Rosalia è stata una delle ultime persone ammesse alla sepoltura all'interno di questo luogo, e si è anche conquistata il titolo di più bella mummia del mondo. Quella me la ricordo, perché l'avevo vista in un paio di rappresentazioni artistiche, e, scusami, di foto, sì. E devo dire che lascia un pochino... Sì, è un po' particolare. Sì. Non è che ti lascia proprio indifferente, diciamo la verità. No, molto, è vero. Molto particolare. Diciamo che è abbastanza famosa come sia come luogo, proprio le catacombe, sia proprio la storia di questa bambina. Quindi ci sono anche molti documentari in cui compare, in cui se ne parla. Sì, no, infatti in rete si trovano tante cose interessanti per chi volesse approfondire, sì. Quindi c'è tranquillamente quella possibilità. Bene, allora noi ci dedichiamo alla seconda pausa musicale e poi torniamo qui a Vie Naturali. Eccoci qui, noi abbiamo passato la pausa musicale a parlare della mummia della bambina, perché ci siamo scambiati un po' di
di opinioni. Esatto, a riguardo, questa mi inquieta, questa no, a me inquieta un pochino, lo dico apertamente, l'ho detto anche prima della pausa. Mi dà una sensazione molto particolare, e che io l'ho vista solo in foto, perché non ho avuto l'occasione, ma forse non avrei neanche così tanto la voglia. Poi ancora sapendo la storia, già l'ambiente delle catacombe a me ha sempre messo un po' di, non Di so, di ansia. mancanza d'aria, non tanto ansia, proprio mancanza d'aria. Poi sai, forse Ok. c'è anche un po' la suggestione, quello sicuro. Lo Sicuramente, ammetto, lo sicuramente. ammetto. Sì. Però no, non voglio rubare tempo. Allora, invece, adesso abbiamo l'ultima Allora, parte, quindi sì, dove andiamo? riprendiamo quindi il nostro viaggio alla scoperta di Palermo da uno dei luoghi simbolo della città, che sono i Quattro Canti. Ah, ok. Penso che probabilmente li conoscerai anche, non so se li hai visti o comunque di nome. Allora, di nome sì. Ok, perché il centro storico di Palermo è suddiviso in quattro quartieri, che sono chiamati anche mandamenti, che sono Carza, Albergheria, Ferrarcadio e La Loggia. La creazione di queste aree risale al periodo della dominazione spagnola, tra il XVI e il XVII secolo, ed è legata alla nascita di Via Maqueda, che tagliando in modo longitudinale il Cassaro, divise lo spazio urbano in quattro parti. Nel 1624 Santa Rosalia divenne la patrona dell'intera città, ma fino a quel momento ogni mandamento aveva avuto la propria santa patrona ed il proprio stemma. Quindi c'era la Carza, che è il mandamento dei tribunali, che aveva come patrona Sant'Agata e uno stemma che rappresentava una rosa. L'albergheria, cioè il mandamento di Palazzo Reale, aveva come patrona Santa Cristina e il suo stemma era un serpente verde su un campo dorato. Il Ferrarcadio, che è il mandamento del Monte di Pietà, aveva invece come patrona Santa Ninfa e il suo stemma era Ercole che atterra il leone. E infine la Loggia, cioè il mandamento di Castellammare, aveva come patrona Santa Oliva, con uno stemma che in sostanza riproduceva quello della Casa Reale austriaca. I quattro canti fungono proprio da storico punto di convergenza dei quattro mandamenti. Quindi immaginate un grande incrocio con quattro palazzi monumentali con le facciate assolutamente identiche. L'unica cosa che cambia sono le statue che decorano queste facciate e che rappresentano le patrone dei quattro mandamenti, ma anche le allegorie dei corsi fluviali che scorrono a Palermo. Questo luogo è proprio letteralmente il cuore della città vecchia. Tra l'altro, poco fa vi parlavo della chiesa di San Giuseppe dei Teatini, perché è uno dei punti in cui godersi una splendida vista sulla città di Palermo. E in effetti, proprio, la facciata della chiesa di San Giuseppe dei Teatini costituisce il vertice del mandamento di Palazzo Reale. In sostanza, la facciata della chiesa è inglobata nella facciata sud dei Quattro Canti. Quindi, se decidete di godervi il panorama dall'alto della sua cupola, in realtà potete ammirare anche sempre dall'alto, questo luogo davvero unico della città, casomai vederlo da una prospettiva un po' diversa dal solito. E come avrete notato, molti degli edifici simbolo della città di Palermo, molti dei luoghi più interessanti da visitare, sono delle chiese. E in effetti ce ne sono di bellissime, sono dei veri e propri capolavori di arte bizantina oppure barocca, molti rientrano anche nel patrimonio dell'UNESCO, come per esempio la Martorana, che in realtà il suo vero nome sarebbe Chiesa di Santa Maria dell'Ammiraglio, ma in città è nota appunto come Martorana, e appartiene alla circoscrizione della Chiesa italo-albanese ed officia la liturgia per gli italo-albanesi residenti in città secondo il rito bizantino. Dal 3 luglio del 2015 questa chiesa fa parte del patrimonio dell'umanità UNESCO nell'ambito dell'itinerario arabo-normanno di Palermo, Cefalù e Monreale. L'edificio infatti è proprio un crogiolo di stili architettonici in cui l'arte bizantina e normanna si fondono armoniosamente con il barocco italiano. E restando sempre in Piazza Bellini, in cui si trova appunto la Martorana, proprio accanto a questa chiesa se ne trova un'altra a pochissimi metri di distanza, che è la chiesa di San Cataldo, che si distingue invece per le sue tre cupole rosa che si trovano sulla navata centrale.
E sebbene sia stata costruita come luogo di culto nel XII secolo, nel corso del tempo, questo edificio è stato usato per gli scopi proprio più vari, addirittura per un certo periodo è stato un ufficio postale ed è stata, riconsacrata soltanto nel XX secolo. Altra famosissima chiesa palermitana è la Chiesa del Gesù, che è nota anche come Casa Professa ed è una delle più importanti chiese barocche non solo di Palermo, ma proprio dell'intera Sicilia. I gesuiti costruirono questa chiesa sul finire del 1500, dopo essere arrivati nel quartiere ebraico della città. L'idea originale prevedeva la costruzione di un edificio piuttosto semplice, ma ben presto la chiesa venne abbellita con una moltitudine di stucchi, di decorazioni, trasformandosi proprio in un tripudio del barocco siciliano, e trasformando questo luogo in uno dei più suggestivi da visitare a Palermo. La pianta dell'edificio è quella classica a croce latina. L'interno è, come vi dicevo, ricchissimo di affreschi, bassorilievi marmorei, motivi biblici decorativi. La navata centrale è alta quasi 70 metri, il che conferisce alla struttura una grande magnificenza, maestosità. E l'esterno invece, a contrasto, appare molto semplice e molto austero, tant'è che vedendola da fuori non ci si aspetterebbe tutta questa magnificenza poi all'interno. E per completare il nostro tour di Palermo, in realtà ci spostiamo dalla città, andiamo un po' nei suoi dintorni, perché prima vi parlavo dell'itinerario arabo-normanno appunto di Palermo, Cefalù e Monreale. Quindi vediamo brevemente quali sono anche diciamo, gli altri due monumenti simbolo di questo itinerario, ovvero il Duomo di Monreale e quello di Cefalù. Il Duomo di Monreale è famosissimo, venne costruito nel 1174 per volontà del re normanno Guglielmo II. L'esterno è quello tipico proprio delle chiese normanne, quindi si presenta come un edificio fortificato, affiancato da due torri, di cui quella di destra è stata poi trasformata in campanile nel 1600. Gli straordinari mosaici interni si sviluppano su una superficie di 6.300 metri quadri, quindi immaginate questa superficie completamente ricoperta di mosaici e rappresentano l'intero ciclo biblico sia del Vecchio che del Nuovo Testamento, tutto dominato da una proprio immensa figura del Cristo Pantocratore, che occupa l'intera superficie del catino absidale. L'altare maggiore invece risale al 1711 per la precisione, ed è una raffinata opera barocca eseguita dall'argentiere romano Luigi Valadier. Mentre per quanto riguarda Cefalù, una leggenda narra che il Duomo venne realizzato per un voto fatto da Ruggero II al Santissimo Salvatore dopo essere scampato da una terribile tempesta, approdando appunto sulle spiagge di Cefalù. La realtà invece è un po' più prosaica, cioè semplicemente il sovrano voleva costruire una chiesa dinastica sul modello carolingio normanno con le classiche due torri gemelle e il cosiddetto avancorpo. L'edificio, le cui vicende costruttive furono molto lunghe e molto complesse, è preceduto da un ampio sagrato a terrazzo che svolgeva la funzione di cimitero. Molto probabilmente erano previste delle decorazioni musive per tutto quanto l'interno, quindi doveva essere un po' come il Duomo di Monreale, interamente ricoperto di mosaico. Tuttavia, queste decorazioni a mosaico furono realizzate soltanto nella zona del presbiterio. Per realizzare questi mosaici, Ruggero II chiamò dei maestri bizantini che adottarono dei cicli decorativi di matrice orientale ad uno spazio architettonico che per loro era completamente nuovo, diciamo era un po' anomalo, perché era quello invece appartenente alla tradizione normanna nordica. La figura dominante anche in questo caso è quella del Cristo Pantocratore, perché come vi dicevo, anche nella Cappella Palatina compare il Cristo rappresentato in questo modo, era un tema molto ricorrente nei mosaici dell'epoca. Palermo è una città che mi ha colpito particolarmente, ha un fascino proprio tutto suo, quindi spero di essere riuscita in qualche modo a raccontarvela, almeno in parte, casomai a farvi venire voglia di visitarla, che non ci siete mai stati, oppure di tornarci se per caso l'avete già vista in passato.
una delle tante occasioni per programmare un viaggio di quelli dell'ultimo minuto, tipo last minute. Peccato che è un po' lontana, perché sennò, sinceramente, in questo periodo andare un pochino al caldo e vedere anche qualcosa di interessante non mi dispiacerebbe Non ti niente. No, dispiace. credo che ne Bene. guadagnerebbe anche la mia bronchite. Me lo dicono tutti, vai al mare, poi vedi, io vado a Vedi? Grosseto e torno Quindi. peggio. C'è qualcosa che non funziona, il mio corpo vuole la montagna, ma non credo che a Palermo ci Non siano le montagne, quindi. tantissime. E direi, ah, forse l'Etna, potrei Sì, andare quella sì, verso però. l'Etna, però non è la stessa cosa. Allora, Mare Grassi, io ti dico, insomma, sono stata molto lieta di averti di nuovo ospite qua della puntata, ormai sai che è il nostro appuntamento mensile, a me fa piacere rivedere tutte le trave, risentire, anche perché ogni volta qui si gira in un posto diverso, si va da una parte all'altra. Ed è bello questo giro del mondo. Dovremmo conteggiare quante nazioni e quante regioni già abbiamo fatto, perché Sì, in ormai effetti sì. è più di un annetto che ci siamo. Eh sì, siamo alla seconda Eh sì. stagione, quindi una puntata al mese. Però adesso mi devo mettere, appena ho 5 minuti di tempo, mi metto lì e facciamo un po' la Fare una mappa del statistica, mondo. casomai, delle zone più visitate, delle Esatto. nazioni, eccetera. Quindi Sai sì, come si sarebbe fa con i interessante. bambini, no? Coloriamo la cartina e vediamo dove La siamo cartina, sì, è vero, stati. sarebbe molto carino. Questo deve essere, ecco, questa qui è una cosa divertente, dovrei provare a farla, se c'è qualcosa di digitale che mi fa colorare le varie aree che tocchiamo sarebbe interessante. Allora, noi ci vediamo il mese prossimo, quindi ad Sì. aprile, tanto so che non anticiperai dove saremo perché ormai No. è tradizione che io debba saperlo Ormai, all'ultimo. infatti. Bene, io comunque ti ringrazio per questa bella Ma camminata che abbiamo grazie a te. fatto di Grazie a te, Palermo. anzi, grazie a tutti per l'ascolto. Vi saluto e quindi ci risentiamo ad aprile, sì, con una nuova tappa che chiaramente Silvia non sa. Però se volete curiosare sulle tappe che fa di solito Maria Rita c'è sempre il blog, no? Viaggiostorie.blog. Sì. Oh, me lo sono Quindi ricordato se. giusto, nevicherà a breve, perché io non mi Perché ricordo sei mai. riuscita a ricordarti il nome. Sì, io non me ne ricordo mai, lo sanno ormai tutte le trave, la parte Alessandra che ha il nome impronunciabile che non riesco nemmeno a dirlo, anche se me ne ricordassi. Però io ho una difficoltà nel ricordare i nomi dei siti e dei blog fenomenali. Per cui chi volesse dare un'occhiata, tanto tu sei anche su tutti i social, quindi Sì. insomma ti trovano. E noi quindi diamo l'appuntamento a mercoledì prossimo, sempre qui con Vie Naturali. Se ritorna anche la mia voce, io ci sarò sicuramente e ci sarà un'altra delle nostre travel. E io naturalmente vi auguro una buona giornata.